La statua del bacio è tornata in città. Nella serata di ieri molti cittadini in giro per il centro per rilassarsi dopo una settimana bollente hanno notato alcuni operai che stavano trasportando i pezzi della statua a Piazza della Vita, anche se in una parte diversa rispetto a quella dove si trovava in precedenza. E questa mattina i civitavecchiesi si sono svegliati con la presenza dell'impalcatura già pronta per essere visitata, con diversi croceristi che non hanno perso l'occasione di scattarsi dei selfie. Una scelta fortemente decisa per l'amministrazione comunale, che anche sulla statua del bacio punta per creare maggiori attrattive turistiche, in quella che rappresenta anche una sfida per convincere i molti scettici che hanno espresso il loro dissenso per il ritorno della struttura e servizio. Qualcuno non credeva ai propri occhi, pensando di essere tornato indietro di alcuni anni. Altri non potevano far altro che dare sfogo a una delle manie del momento. La foto o il selfie con lo smartphone. All'alba di questa mattina, i civitavecchiesi e i turisti che già cominciavano a circolare per il lungomare si sono ritrovati davanti la statua del bacio. L'installazione è avvenuta nella serata di ieri, che ha visto i tecnici di una ditta specializzata al lavoro sotto gli occhi attenti di alcuni amministratori e consiglieri di maggioranza, ai quali si è poi aggiunto il sindaco tedesco. Se n'era andata tra le polemiche 8 anni fa, dopo essere diventata un punto di riferimento per tante persone. Una piccola attrazione per quanti, soprattutto crocieristi, si trovavano a transitare sul lungomare e amavano fotografarsi sotto quel simbolo della fine della Seconda Guerra Mondiale. Adesso è tornata, anche questa volta non senza polemiche. Polemiche che purtroppo sono diventate il sale del nostro vivere quotidiano, visto che, grazie ai social, non c'è argomento su quale sia possibile trovare una unanimità di vedute. E già poco dopo l'alba, sotto quella sorta di monumento, si era radunata una piccola folla di curiosi, persone intente a fare jogging, quanti la mattina amano passeggiare, godendosi il fresco assicurato dalla vicinanza del mare, e turisti che, chissà per quali ragioni, erano già in giro per Civitavecchia. Come detto, immancabili le foto e i selfie, che sono proseguiti per il resto della giornata, e c'è da starne certi, diventeranno una prassi quotidiana. E stamattina, mentre documentavamo il ritorno della statua del bacio, abbiamo incontrato il sindaco Ernesto Tedesco mentre faceva una passeggiata in bicicletta e dava il buongiorno ai lavoratori di CSP che stavano prestando servizio. È stato naturale voler ascoltare la sua opinione in merito al ritorno della struttura, sicuramente un simbolo del ritorno del turismo e del crocierismo dopo il ciclone Covid. L'intervista. Sabato mattina abbiamo incontrato praticamente per caso il sindaco Ernesto Tedesco, perché è tornata alla statua del bacio qui a Civitavecchia. Che emozione fa rivederla qui? Beh, è una bella emozione, credo che sia una cosa piacevole, vedo i turisti che fanno le foto. Continuo a dire che non era una priorità, non la considero tale, perché per carità stiamo facendo tante altre cose importanti, però abbiamo riacquistato un qualcosa che caratterizza in qualche modo la nostra città, lo ha sempre fatto per anni, poi all'improvviso è sparita e credo che il gradimento, al di là di qualche legittima perplessità o legittimo dissenso, credo che il gradimento comunque ci sia da parte della maggior parte dei cittadini. E adesso verranno qui tanti turisti, abbiamo già visto qualcuno che si è scattato delle foto e sta ammirando questa statua, quindi può essere anche un segnale di ripartenza, anche se di continuità per quanto riguarda il turismo. Beh, diciamo che non è risolutivo, però è un qualcosa che può apportare qualcosa di, come dire, di significativo, no? Poi alla fine qui ci sono dei locali intorno, ci sono delle situazioni, magari il turista passa, si può fermare, fare la foto, prendere un caffè, trattenersi un po' di più. Credo che sia, come dire, nulla di esaltante, ma credo qualcosa di veramente bello per la nostra città, qualcosa che poi è piaciuta per tanto tempo. Ricordo che io per primo, ma insomma tutti noi ci siamo lamentati, ci siamo dispiaciuti del fatto che andava via e adesso insomma è tornata. I dati sulla salute dei mari laziali forniti da Goletta Verde sono indubbiamente interessanti. L'Osservatorio Ambientale sta per diffondere Mare Nostrum, un'applicazione che consentirà di sapere in tempo reale quali zone della costa sono balneabili. A dichiararlo è il presidente del CDA dell'Osservatorio Ambientale, Ivano Iacomelli. L'utente verrà geolocalizzato, spiega Iacomelli, e saprà in ogni momento se in quel determinato punto può fare il bagno in tutta sicurezza, in base all'analisi dell'ARPA e alle eventuali ordinanze di divieto emesse dai sindaci. Mare Nostrum sarà gratuita e prevede anche
un ruolo attivo dei cittadini in un'ottica di sensibilizzazione sui temi ambientali. L'app consentirà a chiunque di fotografare eventuali anomalie, macchie nere o di schiuma o qualsiasi altra traccia sospetta di inquinamento sul mare e sulla costa, inoltrando immediatamente la segnalazione geolocalizzata. L'Osservatorio ambientale, dopo una prima sommaria analisi, provvederà ad inoltrarla all'autorità competente. Un fenomeno pericoloso e fastidioso che cresce giorno dopo giorno. Da diverse settimane a Civitavecchia capita di frequente di ascoltare i fortissimi rumori delle moto, dei motorini, soprattutto di sera. Una moda che disturba quanti vorrebbero riposare o rilassarsi, magari dopo una pesante giornata di lavoro. Per i dettagli, sentiamo il nostro servizio. A tanti sarà capitato nelle ultime settimane di ascoltare il forte rumore di moto e motorini modificati che attraversano in continuazione le vie di Civitavecchia e che soprattutto di sera rendono la città una sorta di circuito. Un fenomeno sempre più frequente che sembra crescere giorno dopo giorno. Succede che mentre sei in casa in tutta tranquillità, solo in compagnia, con la finestra aperta, soprattutto in questo periodo di grande caldo, in lontananza, ma neanche troppo, senti il forte rumore dello scarico di alcune moto che passano a grande velocità sulla via e si avvicinano sempre di più, tanto che sembra quasi di averle dentro casa e di essere sugli spalti ad assistere al Gran Premio del Mugello. Un inquinamento acustico che rende le giornate e le serate particolarmente fastidiose, sia che stiate leggendo un buon libro, guardando la TV, rilassandovi o anche parlando con vostra moglie o il vostro compagno o con un amico e siete costretti a fermarvi per qualche secondo. Sono lontani i tempi in cui tra gli adolescenti c'era la paura di modificare il proprio motorino per non venire fermati dalle forze dell'ordine e subire una multa salata, oltre il sequestro del mezzo. Proprio questa è una delle domande che sorge spontanea. Com'è possibile che un fenomeno così rumoroso non venga contrastato in maniera efficace? Andando a leggere cosa indica la legge italiana in questo senso, si vede che non c'è una soglia specifica al limite di tollerabilità del rumore provocato dagli scarichi della moto, ma la Cassazione, attraverso varie sentenze, ha fissato in circa 3,5 decibel, oltre il rumore di fondo, il limite massimo oltre il quale un rumore può definirsi molesto. Limite che molto spesso è travalicato e neanche di poco. Andare in moto con la bella stagione può essere davvero un piacere, ma bisognerebbe farlo nei giusti termini, senza trapanare i timpani degli altri cittadini. Probabilmente con qualche controllo in più, in particolare da parte della polizia locale, ma anche di polizia e carabinieri, e qualche provvedimento per chi trasgredisce le normali regole relative all'inquinamento acustico e alla modifica dei mezzi, si potrebbe iniziare un percorso per interrompere una moda che sta diventando pericolosa, oltre che fastidiosissima. Si intitola come bella il nuovo sonetto di Pasquino. L'anonimo poeta dialettale parla di Civitavecchia, dove in questo periodo sono tanti lavori e i cantieri in corso, con un consigliere comunale che invece la descrive come una città bellissima e ospitale. Sentiamo. Civitavecchia ad è tutto un cantiere, l'ha detto un consigliere comunale che piscia sempre fuori d'erpitale e sa parlare de panza o de sedere. Civitavecchia è tutta un bel vedere, è diventata una città ospitale, pure il decoro non è niente male. Qui l'anno è ormai de 4 primavere. Le strade fatte, er verde, i marciapiedi, li parchi, la marina, li servizi, quasi quasi li vedi e non ci credi, perché non sai lasciare i pregiudizi. Questo lui scrive e manco te lo chiedi, se gli vi è suggerito dagli vizi. Ci so pure gli indizi? Mi dice Alfredo, che non è tapino, che qualcuno gli deve levar vino. Alessandro Caforio si sposta di qualche chilometro. Nella prossima stagione il difensore civitavecchiese, che può giocare sia come centrale che come terzino sinistro, indosserà la maglia del Santa Marinella, che sarà i nastri di partenza del campionato di promozione. A Livano Fronti Caforio troverà un altro civitavecchiese, ovvero il confermato tecnico Nicola Salipante. Nella scorsa stagione il calciatore, conosciuto anche per la sua attività di modello, ha vinto la Coppa Italia regionale con il Civitavecchia ed è stato schierato titolare nella finale del Tre Fontane contro la Tivoli.
Ancora un weekend di forti soddisfazioni e di vittorie per i fratelli Pampinella che si sono imposti a Berlino, vicino al ponte di Brandeburgo, per la nuova tappa dell'Eurotour. Cecilia ha conquistato la gara femminile con un percorso che prevedeva 4 giri per un totale di 12 km con il giovanissimo talento in testa sin dalle prime fasi e che poi è riuscito a mantenere il comando fino al traguardo. Sorride anche Tommaso, che ha messo tutti in fila nella gara sprint dopo aver dedicato gli ultimi 2 mesi di allenamento solo a questa specialità. Per lui anche l'ottavo posto nella gara sulla lunga distanza. Vi invitiamo a seguirci anche sui nostri profili social, Facebook, YouTube, Instagram. Inoltre vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione è anche sul sito www.trcgiornale.it.